facendo leggere a Sabrina la dedica che gli ha fatta. Non ho mai visto messo gli occhiali. Il mese di gennaio. A poco dei capelli da. Ok. A Parigi, a cui voglio tanto bene, mi dai tanta serenità quando parlo con te e di questo, Signore, con affetto e stima, Sabrina. Io ti ringrazio dell'affetto, della stima e di tutto. Certo è difficile per chi come Sabrina ha questa sindrome, presentarsi in pubblico e in particolare in una chiesa, in un santuario come il nostro, perché le persone non capiscono, figurarsi poi se sentono delle parole come quelle che stiamo sentendo noi. Sabrina ha usato più di una volta la parola tecnica, coprolalia, che in greco significa un parlare, non possiamo usare la parola di sterco, questo significa copros, lo sterco. Allora, come si fa in un luogo pubblico come una chiesa, un santuario, far capire alle persone che non c'è nulla di cattivo, perché è la malattia. Sabrina mi disse che le era stato proposto, quando sei andata su, dove? A Bergamo, dove sei andata? A Milano. A Milano, da un, non so se è un luminare, qualcuno che tratta. Sì, un dottore. Cosa ti aveva? Cosa a Borgodiera, Madonna, mi voleva fare il botulino. Il botulino. E la cannabis, chiaramente. Io ho rifiutato, perché a quel periodo, poi debellando l'epatite C, non mi sembrava il caso con la dottoressa di mettere altre cose addosso. Quindi lei non l'ha voluto, questo botulino, voi conoscete che cosa è, non devo spiegarlo io. Cioè, mi abbassava la voce. Mi abbassava la voce. Allora, il potersi è sentirsi accolta nel nostro santuario per quello che è, conoscendo la sindrome e conoscendo il cuore di Sabrina. Io, forse voi non lo sapete, ma proprio qui a Campobasso sono stato operato 8 anni fa, il 17-18 dicembre del 2010, dal dottor Dell'Omo. Domani mi farà una visita di controllo, perché ogni tanto mi vuole rivedere. Io non leggo da 8 anni, quindi quello che leggo ieri sera dalla nostra bibliotecaria mi sono fatto leggere. E allora qui a Campobasso, in un senso, ho perso la capacità di leggere, perché da quella sera del 17 non potevo operarmi, c'era tanta neve, tanto gelo, che il povero dottor Dell'Omo, dopo ore e ore di preparazione, di attesa, mi disse: padre Luigi, non possiamo fare. 4 ore aspettai sul lettino, perché si era congelati i tubi dell'aria compressa, quindi non funzionavano gli strumenti per operare. Mi disse: però domattina lui non operava. Presto alle 7 io ti opererò. Infatti nella notte piove, si scongelarono i tubi e io fui operato. Però non è che ho recuperato nulla, ma abbiamo ottenuto, dopo 4-5 interventi in 10 mesi, che si fermasse. Ma io sto parlando di me per dire come comprendo chi in qualche modo ha una disabilità. Non poter leggere da 8 anni è una grave menomazione, però non sono, sono felice perché faccio altro molto più importante del leggere. Allora, qui
ho potuto però notare che c'è un bel punto interrogativo, questo l'ho capito, così e c'è una pellicola, mi pare, no? Sì, che ritrae tutti i tratti della mia vita. Della sua vita. E come punto c'è un cuore, è il tuo cuore, Sabrina, è il cuore di Sabrina. Per poter scrivere un libro come questo, che è forte, non per nulla io ho detto alla mia bibliotecaria, beh, se viene un ragazzino non farglielo leggere perché è troppo forte, giusto? Sì, l'abbiamo messo lì da 16 anni, non è troppo forte. Però, in un certo senso è bellissimo, non per le cose che purtroppo hai dovuto soffrire, ma è bellissimo per la immediatezza con cui hai guardato te stessa e ti sei aperta. Si direbbe, con tutto rispetto, ti sei deludata, però senza invitare al male, dicendo anzi che il male è male e che se uno fa il male deve prendersene la responsabilità, che la parola responsabilità significa rispondere di quello che si fa. Solo qualche giorno fa, Sabrina, su al santuario, purtroppo, mentre pranzavamo, è venuto un ragazzo, un giovane, a suonare, ha detto, è andato padre Simone, anche padre Simone, quando ti vuole bene? Tanto. È il mio superiore, giovane, 44 anni. Ha detto, padre, lì fuori, sul piazzale, lì c'è una grande via Crucis, no? Io la faccio tutti i giorni, e che è diventato un luogo di smercio, specialmente ad alcune ore, qualche volta io, pur non vedendo, mi sono accorto se c'era già buio, mi sono accorto che avvenivano questi scambi. E poi un giorno è stato chiamato, polizia. E adesso si suppone che non ci vengano più a scambiare, però l'altro giorno quel ragazzo ha detto qui sul piazzale, dice, proprio alla vista di tutti, c'è una siringa, l'ha buttata al dico, il sangue è ancora fresco. Pensate un po'. Allora, quando è triste tutto questo, è tristissimo. Tu, Sabrina, ne sei uscita e adesso dici, attenzione, non giocate. Non giocate col fuoco, non scherzate col fuoco. Non ci sono, hai detto, droghe leggere, droghe pesanti, ci sono, ma poi la sostanza è sempre quella, la roba è sempre quella. Allora io vorrei concludere, mi sembra che non solo mi è consentito, ma per me è doveroso, con un brano del Vangelo che proprio oggi, è stato proclamato nella messa, Matteo capitolo 11 versetti 28 e seguenti. Gesù dice: venite a me voi tutti che siete affaticati e stanchi e oppressi e io vi darò ristoro. Se molti ragazzi e ragazze, uomini e donne, prendessero sul serio queste parole di Gesù, forse già saremmo molto fuori da questo terribile, questo è veramente, come chiamarlo, non lo so, una malattia sociale, no? Una epidemia. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e stanchi. Oppressi, perché di questo si tratta quando un giovane o una giovane prende quella strada, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo, quello che si mette alle mucche per arare, è simbolo di un qualcosa che bisogna portare sul corpo, sopra di voi, e imparate da me, dice, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita.
la cosa più bella è che non si paga nulla. La roba si paga. Sicuramente. Ma poi un'altra cosa volevo aggiungere. A parte il costo che ti fa fare cose allucinanti, devianti, diciamo, quindi devi costringere o a rubare o a prostituirti o altre cose che sono molto brutte. Ma più che altro voglio dire, se una persona ha bisogno di una sostanza, vuol dire che non sta bene con se stesso. Quindi alzarsi la mattina, andarsi a dormire come ci sia, è la cosa più bella del mondo. Perché se si ha bisogno di qualcosa, lì nasce il problema. Non è io mi sono fatto una canna, no, io mi sono fatta una pera o io mi sono tirato la cocaina, è diverso. Tu comunque hai usato qualcosa per stordirti, per cambiare il tuo stato d'animo, perché o perché non sapevi affrontare una situazione, perché le droghe alterano il sistema adrenalinico, l'eroina ti fa stare più calma, insomma, ogni cosa ti può dare quello che vorresti, ma alla fine non è niente, perché il giorno dopo stai più male, come l'alcol, quel momento ti fa stare una stato di ebbrezza simpatica, ride con tutti, e tante volte mi dicono, ma tu che fai di droga? E dico, no, la droga sono io, perché rido, scherzo e ballo, quindi stare così, veramente senza nulla, è la cosa più bella del mondo. Allora, l'ultima frase di Gesù è questa: il mio peso è, dice, il mio giogo è dolce e il mio peso è leggero. Forse non ci si crede, ma è così, è proprio così. Il mio giogo è dolce e il mio peso è leggero. Se si credesse a queste parole, non sarebbero successi fatti come quello recente a Corinaldo. Corinaldo, il paese dove è nata Santa Maria Goretti. È successo quello che è successo. 6 sono morti. Una mamma per una ragazza che aveva voluto accompagnare lì, che insomma voleva tutelarla, c'è morta. E tutti queste parole di Gesù libererebbero molti, molti, molti da ogni schiavitù e dipendenza. Concludo con un altro fatto mio personale, non so se è troppo lungo, se no taglio. Molti anni fa, io avevo 29, 30 anni, e come dicevo in macchina loro, ero a Siena dove insegnavo in un nostro liceo classico che avevamo legalmente fatto riconoscere legalmente. Per i nostri giovani venivano anche quelli del seminario regionale, dei preti, e poi cominciavano a venire anche laici, ragazzi di fuori, il liceo classico San Francesco. Nel frattempo che insegnavo, io facevo l'università. E per i primi 2 anni avevo preso l'assegno universitario, perché se facevi tutti gli esami dell'anno con una certa media ti davano l'assegno universitario. Mi pare che avevo preso 30.000 lire. Allora, un giorno io ero in camera, non avevo scuola in quel momento, mi chiamarono in portineria. Dice, c'è uno che vuol parlare con un frate. Sono andato e ho cominciato a parlare a questo giovane, parlava. Alla fine mi dice, padre, io ho bisogno di qualche soldo. Io dissi, ma va bene, ma perché? Che cosa ti serve? E sa, io uso la droga, però ho deciso, anche se mi indico un bagno, voglio andare a gettare questa polverina, ma forse era tutto un trucco, io non lo so se poi l'ho dimenticato, non so se ha gettato nulla,
Sta di fatto che dissi, va bene, questo assegno universitario di 30.000 lire, che per me era tanto, ci pagavo le tasse, ci pagavo i libri, gli ho dato tutto. Se poi ti scriverò, devo andare in Svizzera, ti scriverò, ma non mi ha scritto nulla, io non mi aspettavo nulla, però ho detto... Ma stai prendendo? Sì. Allora avevo 29 anni, adesso sono 78, sono sempre in tempo. Dopo la mia morte può darsi che arrivi. Ho detto questo per dire, a volte si è ingenuo, io ero ingenuo allora, ero molto ingenuo, mi ha dato tutto. Lui però è stato troppo furbetto. Se gli è servito, spero, mi auguro, bene, se non gli è servito, peggio per lui. Può darsi che con quell'assegno ha toccato il fondo e non è salito. Perciò dico, mettiamola così. Mettiamola così. Grazie allora a tutti voi. Grazie a tutti. C'è cosa? No. E grazie a Sabrina che mi ha voluto.